Ciao a tutte e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi registro il video sulla mia collezione di accessori. Prima di iniziare con i prodotti Pandora, vi faccio vedere i miei preferiti del brand di Daniel Wellington, che penso conosciate bene un po' tutti, me l'avete visto utilizzare più di una volta perché hanno degli accessori pazzeschi. Questa volta vi faccio vedere delle nuove uscite. Infatti abbiamo la collanina con i dettagli rose gold e gli orecchini che sono della stessa linea, si chiama Aspiracy, trovate poi tutto sul sito che vi lascio linkato nell'info box. E l'anello invece è questo qui, guardate che bello il design, che fa parte invece della linea Elan. Se vi va di andare a dare un'occhiata sul sito di Daniel Wellington, sappiate che avete anche il mio codice sconto, cumulabile con le altre offerte che trovate anche sul sito ora e prossimamente, che è Ila Makeup del 15%. Vi lascio scritto tutto insieme al link, così potete poi dare un'occhiatina. Avevo fatto, ma veramente tantissimo tempo fa, questo stesso video. Io sono sempre stata ossessionata dai bracciali Pandora perché sono una collezionista compulsiva di praticamente tutto quello che mi piace. Quindi capite bene che il concept di Pandora mi piace tantissimo. Avere un singolo bracciale, collezionare poi vari charm. Secondo me è un'ottima idea anche averlo in generale semivuoto, così la gente sa sempre cosa regalarti. Nel mio caso è sempre pieno, quindi non c'è problema. Allora, parto sicuramente a farvi vedere il bracciale. Prima ne avevo due, tutti pieni. Ho fatto una cernita di quelli da tenere e quelli da dare via, da vendere. E alla fine ne è uscito fuori che ne ho uno. Praticamente ho venduto un botto di charm che comunque non mi interessavano più, che non mi rispecchiavano più. E ho tenuto solo proprio quelli che più mi piacevano, anche perché metterne due insieme poi diventa pesante, cioè proprio ti pesa il braccio. Io non sono abituata a mettere bracciali, quindi ho detto meglio così. Allora, ho tolto tutti i charm dal braccialetto, così ve li faccio vedere uno per uno. Però vi faccio vedere quale bracciale ho io, anche se vorrei cambiarlo perché adesso sono usciti anche proprio i bracciali di Harry Potter, teniamoci questo. E ha questa chiusura così, la pallina con il cuoricino con i brillantini. Ovviamente ho la catenella, è classica, sempre con i brillantini. E ora vi passo a far vedere tutti i charm. Non vado assolutamente in ordine cronologico perché non me li ricordo. Allora, vi faccio vedere prima le due clip, perché come vedete sul bracciale ci sono queste due tacchettine un po' più spesse dove vanno inserite le clip per dare, diciamo, movimento al bracciale. Ce ne sono tantissime, io ne avevo anche altre, appunto sull'altro bracciale, che però ho venduto e mi sono tenuta queste. Allora, questa è la prima, è una sfera con tutti dei brillantini viola, veramente super super carina. Questa qui è l'altra con la luna e le stelline, come vedete anche dal tatuaggio, ho un'ossessione per la luna. Vi faccio vedere prima tutti quelli non pendenti, quindi charm classici, e poi vi faccio vedere i pendenti. Ho questo qua che mi piace veramente un casino. Io sono ossessionata alle sirene e tutto ciò che ne concerne, ma allo stesso tempo non mi piace il mare, cioè non sono tipo da mare, ma mi piaceva veramente tanto questo charm qui, che come vedete ha tutti degli Swarovski celesti e poi ha le stelle di mare. Poi un'altra sempre fatta a pallina, è una di quelle che hanno fatto per i segni zodiacali. Sapete che ogni tanto esce anche la stessa collezione, appunto i segni, le lettere, però le rifanno nuove. Infatti adesso c'è una nuova collezione ancora dei segni zodiacali che però non mi piace, quindi non l'ho presa. Questa qui invece mi piaceva un sacco, qua ha il simbolino che ho anche tatuato. Poi c'è il toro, c'è la scritta Taurus. Insomma, essendo nata il 22 aprile, rappresenta me al 110% proprio. Non cambierei segno neanche se me lo chiedessero. Poi questo qua è uno di quelli, forse che ho pagato di più, ma non mi ricordo il nome della pietra, magari qualcuna la saprà, forse l'opale, una cosa del genere. Comunque ha un colore stupendo, cioè dal vivo è molto più violacea come riflesso e ha tutto questo contorno di brillantini. In realtà è un ciondolo abbastanza classico. Poi questo qua è uno di quelli più recenti, anzi l'ho preso proprio ieri. Praticamente fanno questa sorta di promozione dopo 9 ciondoli che acquisti, ti mettono i timbri su un tesserino che adesso poi hanno fatto digitale e ti danno in omaggio un ciondolo dopo che arrivi a questi 9 timbri da 29 euro. Quindi ieri ho scelto questo ciondolino qua che è veramente veramente carino. Infatti è tutto a tema musicale,
tutte note. E poi ha una notina qua che scende pendente. Poi faccio vedere questo, che non ha né forma né niente, che è un fiocco di neve, semplicissimo. Anche questo uno dei miei tatuaggi. Prende, ho i ciondoli abbinati ai tatuaggi. Tutto così, ma alla fine le passioni quelle sono. Poi vi faccio vedere, allora, questi a forma di cuore, ne ho due. Allora, uno che in realtà andrebbe pulito perché si è un po' sporcato, è la zampetta del cagnolino, fatto sempre con i brillantini, e dietro la scritta I love my pet. Ce ne sono un sacco. Mi piaceva anche quello nuovo con scritto For Mommy, una cosa del genere. Ovviamente non potevo non includere i miei bimbi. Questo è uno dei miei charm preferiti. Infatti lo voglio portare a pulire anche insieme all'altro cuore a sto punto, perché è un peccato. Me lo regalò, credo, mia madre, mio padre, a uno dei miei compleanni forse. Ed è il cuoricino con la pietra rosa tutta intorno, piena di brillantini argentati, la mini coroncina sopra e la scritta Princess qua dietro. Cioè, ragazzi, è veramente una cosa meravigliosa questo ciondolo qua. Penso non lo facciano più, tra l'altro. Non pendente mi è rimasto solo questo, però è uno di quelli di Harry Potter, quindi a questo punto poi faccio vedere anche gli altri. Questo qua è quello di Hogwarts. Qui abbiamo tutta la sagoma del castello e qua dietro tutte e quattro le casate. Aspettavo da una vita questi di Harry Potter, forse anche più di quelli della Disney. Ed è veramente veramente bello. Qua tutto questo dettaglio delle stelline, mi fanno veramente impazzire questi qua. Poi, proseguendo su Harry Potter, perché ovviamente ne ho un po', ho questo qui, ovviamente della mia casata Serpeverde, che è un pendente. Qua davanti appunto ha il simbolo del serpente e ha la doppia medaglietta con scritto le caratteristiche della casata. Poi, sempre tema Harry Potter, fatemeli trovare. Allora, questo l'ho preso pochissimi giorni fa perché è della nuova wave, diciamo, che è il classico simbolino dei doni della morte. Ovviamente non potevo non prenderlo. Questo non me lo sono ancora tatuata, nonostante io abbia il boccino, che tra l'altro, aspettate, arriva. Eccolo qua. Potevo non prendere il charm del boccino d'oro. È l'unico che ho dorato e io odio mettere l'argento col dorato, però, cioè, dovevo. Questo è bellissimo. In più è un charm movibile perché si muovono le alette, vedete? E questo è veramente bellissimo. Poi, prima di passare a quelli della Disney, finisco di farvi vedere quelli misti. Insomma, questo è un ciondolo che ho insieme a mia sorella. Infatti sono due ciondoli a metà che poi formano un cuore con scritto sister all'interno. Poi questo qua l'ho preso a Londra, ultima volta che sono stata, a novembre. Cos'era, novembre? Ed è ovviamente il piccolo Big Ben, guardate che carino. Ultimo non Disney, questo è un altro di quelli più recenti ed è un angioletto con un cuore in mano. Mio nonno se n'è andato relativamente da poco tempo, quindi oltre ad averlo sempre con me nel cuore, mi sono tatuata qua la sua firma e tutto. Mi piaceva avere anche un simbolino e questo comunque era grazioso, quindi ho detto sì. E adesso vi faccio vedere quelli della Disney. In realtà prima, sull'altro bracciale anche, ne avevo molti di più. Poi molti li ho tolti e mi sono tenuta solo quelli che mi interessavano. Fondamentalmente tutti quelli della Sirenetta. No, non è vero, perché non li avevo presi tutti, ma perché non, alcuni non mi piacevano. Quindi vi faccio vedere, allora, prima il vestitino. Avevo fatto tutti i vestiti, le principesse, c'era quello di Belle, quello di Elsa. Qua sul tondino c'è scritto Ariel e poi c'è il suo vestitino, questo qua turchese. Poi questo è un altro di quelli che mi piacciono di più. Infatti è una mini Ariel dentro la conchiglia, sempre col dettaglio turchese. Cioè, è fatta benissimo ed è minuscola. Poi un altro sempre con dettaglio turchese, ma che mi fa letteralmente impazzire, è questo charm qua. Mi piace tantissimo sulla parte qua dell'attaccatura, tra virgolette, che ha questo brillantino. Poi si muove perché davanti c'è lei che, nella classica posa verso la superficie. Dietro c'è il dischetto con le squamette di sirena. E nella parte dietro c'è la scritta Part of Your World, che è la citazione praticamente più famosa di questo film della Sirenetta, compresa anche di canzone, quindi mamma mia che bello. Poi, ultimo relativo alla Sirenetta, non potevo non prendere Flounder, perché poi vi faccio vedere, ha un dettaglio spettacolare. La faccia è un po' inquietante, però il corpicino con la coda che si muove, che mi fa volare, dovevo essere mio. Poi tutti sono
team mini, è scoppiata la moda qualche anno fa, mini ovunque. Io sono sempre stata team paperina, quindi mi sono presa il charm, che tra l'altro è molto molto grazioso. E ultimo charm, ma non per importanza, anzi questo l'ho preso sempre ieri. La nuova collezione di Mulan non l'avevo ancora vista bene. C'è questo, c'è anche Mushu. Era molto molto carino, però non mi entrava proprio nel prenderlo, quindi ho detto prendo un pendente. E ho preso quello di Mulan. È un altro dei miei film Disney preferiti. Questo charm è proprio bello, è super particolare. Spero di riuscire a inquadrarvelo bene. Allora, c'è una Mulan metà guerriera e metà ragazza. È veramente un qualcosa di super grazioso, proprio come una copertina del film. E qui c'è una medaglietta, c'è scritto Be strong and be yourself. Ma io dico sì, ragazzi, che vi devo dire? Quindi adesso dovrò ricomporlo poi tutto. Adesso vi faccio vedere le altre cose che ho di Pandora. Parto dal farvi vedere gli anelli. Ne ho 4. Questo è uno dei più recenti. È molto grazioso se uno vuole un anellino sottile, tra virgolette, ma particolare. Poi simile, perché ha sempre questo gioco di palline, ma con la pietra sopra. Questo ci sta in diversi colori, io l'ho preso con la pietra viola. Spero si riesca a vedere bene, che io non ci vedo niente. Questo invece è stato un regalo da parte delle mie amiche quando ho fatto i 18 anni. Infatti è un po' più elegante, tra virgolette, come risulta poi addosso. Ha una pietra grande al centro e tutte quelle piccole sulla parte proprio dell'anello. Tra l'altro uguale all'orecchino, ma quello ve lo faccio vedere dopo. L'ultimo è questo qua, che è il più sottile, che ha questa forma leggermente a V, con tutti dei pallini. Questo, diciamo che a volte lo abbino, se voglio sdrammatizzare questo anello qua che vi ho fatto vedere prima. Vedete, lo abbino così. Sembra un anello diverso, sembra tipo composto. Oppure da solo, oppure insieme appunto ad altri, magari lo uso tipo come bloccanello per quelli un po' più larghi. Quindi questi erano i 4 anelli. E adesso vi faccio vedere gli orecchini. Anche questi sono in realtà abbastanza recenti. Ho sia i mini orecchini nel secondo buco, sia quelli classici, che appunto hanno la stessa identica pietra dell'anello che vi ho fatto vedere prima, questa qui tonda. Zoom così riuscite a vedere. Questo appunto è quello che vi dicevo. E poi questi qua sono i mini, i singoli più che altro, mini singoli. E ho preso un ferro di cavallo argento classico. E di qua invece c'è la luna blu, che adesso non so se è storta, ma una mini luna blu. Quindi questa era tutta la mia collezione Pandora. Adesso dovrò rimettere a posto tutto il bracciale e poi sarò finalmente contenta. Ogni tanto un piccolo restyling. Fatemi sapere qua sotto quali charm avete, quale appunto è il vostro preferito. Non lo so, fatemi sapere tutto nei commenti, che poi li vado a leggere, a spulciare. Lasciate un bel mi piace a questo video, iscrivetevi se ancora non lo siete, e noi ci vediamo prossimamente. Ciao!